I vincoli di Urbino rafforzano l'idea di vivere in un'utopia perché ricordano tremendamente i quadri di Escher, anche se, per goderne al meglio, è necessario un po' di allenamento. Urbino è famosa per aver dato i natali a uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. A soli 11 anni, Raffaello lasciò il ducato per entrare nella bottega del Perugino. Fu determinante il fatto di essere nato e di aver trascorso la giovinezza nella città del Duca. Anche Donato Bramante, l'architetto della Basilica di San Pietro, è nato da queste parti e prese parte a diversi progetti del Duca prima di lasciare anche lui Urbino. Qui, nella culla del Rinascimento, c'è una scuola che può aiutarmi a trovare le storie di quelli che vivono o semplicemente si trovano a passare per Urbino oggi. Lella Mazzoli è la direttrice della scuola di giornalismo di Urbino. Urbino ha avuto una storia molto lunga, che parte dagli anni 50, che riguarda il giornalismo culturale, ma non solo il giornalismo culturale, il giornalismo, e che è stato pensato da Carlo Bo. La caratteristica di questa scuola è stata quella di aver insegnato ai ragazzi di utilizzare anche gli strumenti. A saper far tutto. A saper far tutto. Oggi è fondamentale, un giornalista deve saper far tutto, dalla ripresa col telefonino, all'impaginazione, ma questa è una caratteristica di questa scuola che ha avuto da sempre. Quando sono entrato ho avuto un sussulto perché... E non le aveva mai viste, è troppo giovane per averle viste nella sua vita. No, allora, questi li avevo visti, ma in realtà questa è la macchina con cui ho iniziato a filmare per le prime volte. Vederla in un museo dà un po' il senso del tempo che passa. Noi urbinate, io sono urbinate, anche se... in qualche modo un urbinate di ritorno, come spesso accade, siamo molto critici nei confronti della nostra città, ma nello stesso tempo l'amiamo. Se qualcuno di voi venisse in mente di dire cose cattive contro Urbino, verrete uccisi immediatamente, naturalmente metaforicamente. Il Ducato è un quotidiano locale. La redazione è composta dagli studenti della scuola di giornalismo. Qui nascono i cronisti del futuro. Nel 2014-2015 mi sono trasferito a Manchester per imparare l'inglese e per poter lavorare in loco ho scelto di dedicarmi alla professione del croupier, che è un mestiere che non conosce crisi. Allora, io volevo scrivere per la moda, il croupier l'ho fatto per potermi mantenere all'estero. Era una cosa che sapevo dall'inizio che sarebbe stata temporanea. Matteo è uno dei giornalisti che collabora con gli allievi. Dopo aver frequentato la scuola, si è specializzato in missioni spaziali. Io sono laureato in archeologia romana. C'è una fascinazione pazzesca per quel lavoro lì. In realtà Indiana Jones non c'entra niente con l'archeologia. Dopo aver fatto lo stesso errore della mia generazione, Matteo ha virato con decisione su quella che era la seconda opzione nei sogni degli adolescenti degli anni Ottanta. Quella per le stelle era una passione invece che avevo da piccolino e nel mio percorso di giornalismo una cosa che ho notato è che enti come la NASA avevano materiale che si poteva liberamente utilizzare. Si è riacceso l'interesse, lo studio, ovviamente io non sono un fisico, però a livello divulgativo riesco a raccontare le storie, mi piace, e da lì ho ripescato una vecchia passione e l'ho trasformata in un pezzo del mio lavoro. La passione per gli archivi, tipica dell'archeologo, ha spalancato a Matteo la via delle stelle. Urbino è piccola, però ha tutto quello che ha una città grande. Ha un'università, ha un centro storico patrimonio UNESCO e monumenti e musei come la Galleria Nazionale delle Marche, quindi Palazzo Ducale. Ha una storia che è quella di Raffaello, per esempio. Ha un tribunale in cui i nostri allievi vanno a fare cronaca giudiziaria. Il fatto che in una città così piccola ci siano così tanti giornalisti, diciamo, rimescola un po' le carte in qualche modo. Nel 2012 c'è stata una delle più grandi nevicate che l'Italia, diciamo, centrale ricordi. E in due settimane ha fatto 3 metri di neve. A un certo punto Urbino è rimasta totalmente isolata. Prima che riuscissero ad arrivare mezzi catenati che portassero anche i giornalisti, gli unici che avevano immagini da Urbino e storie di Urbino eravamo noi. Aveva 38 anni, aveva comprato una stufa a gas per riscaldare la piccola casa di Serra Ungherina. Viveva lì insieme alla moglie e a 2 bambini. È morto in un'esplosione.
diciamo che è scomodo arrivare a Urbino normalmente. E con 3 metri di neve ovviamente era praticamente impossibile e c'erano case isolate. Io ricordo che una cosa che facemmo era la mappa con le segnalazioni di gente isolata, perché questo è un territorio montuoso.